Allora, no, grazie per l'invito e poi soprattutto grazie a voi che siete veramente tanti questa sera, tanti e tante, ad ascoltare insomma, queste cose. E, ecco, vorrei partire da quello che diceva prima Filippo, cioè l'idea che nel senso comune e nella cultura corrente, e per varie ragioni, le emozioni sono un elemento di disturbo. Cioè noi pensiamo fondamentalmente, infatti come prima tu dicevi Filippo, non ho mai visto Domenico emozionato, noi alla parola emozionato diamo un'accezione di teso, agitato, disturbato normalmente, questo nel linguaggio comune. Quindi vuol dire che la nostra cultura è abbastanza universale, perché non ho visto, io giro il mondo ma non vedo culture in cui l'emozione è un elemento come dire, di sviluppo, un elemento di benessere, ma fondamentalmente l'emozione è un elemento di interferenza. Con che cosa? Con l'idea che noi abbiamo che funzioniamo meglio se siamo lucidamente razionali, se siamo ragionevoli. La cosa interessante è, se guardiamo anche diciamo, la storia della ricerca psicologica, medica e psicologica, è per esempio quello che è preso da un autore di un evento del 1870 circa, cioè c'è un'equipe di lavoratori, di minatori che cercano di fare dei buchi della roccia per far passare credo una strada o qualcosa del genere, mettono dell'esplosivo e a un certo punto questo esplosivo insomma, scoppia per cause accidentali e imprevisto e una sbarra di metallo perfora la testa di uno dei lavoratori, dei minatori. La cosa impressionante è che trapassa, cioè passa da qui a lì, passa fuori, lui cade perché insomma, voglio dire, non è mica poco, si rialza e non si accorge neanche del buco. No? Questo è riportato dalle cronache dell'epoca, a che i suoi compagni lo prendono, lo portano dal medico, insomma lo medicano, suturano la ferita, l'emorragia, eccetera, eccetera, ma la cosa sconvolgente è che lui non ha niente, no? Ma la cosa ancora più sconvolgente è che con l'andare del tempo lui comincia a mostrare comportamenti disfunzionali, diventa irritabile, diventa, come dire, strano, diventa quello che noi chiamiamo adesso una persona con un comportamento socialmente disfunzionale, prende delle decisioni sbagliate, finché diciamo, manda in malora tutta la famiglia, perde i soldi, insomma comincia a rovinarsi la vita. La cosa interessante è che i ricercatori cominciano a studiarlo, no? E che cosa trovano? Trovano una cosa sconvolgente, che il suo quoziente intellettivo è perfetto, forse è aumentato rispetto al passato, che lui svolge i compiti cognitivi che gli vengono dati in maniera perfetta. Cioè la sua intelligenza, la sua razionalità, la sua ragionevolezza sono perfette. Ma perché allora si rovina la vita fino poi a rovinare anche la vita di quelli che gli stanno di fronte? Eppure nei compiti, diciamo, di test psicologici, cognitivi, che cercano di testare la capacità di funzionamento della sua mente, del suo ragionamento, lui è perfetto, addirittura superiore al passato. Solo un po' di anni dopo cominciamo a capire le cose. Quella sbarra di ferro aveva leso alcuni centri del sistema limbico e alcune connessioni con la corteccia prefrontale. Adesso voi magari saranno termini esoterici o sconosciuti, ma quello che sappiamo adesso, a distanza di un secolo, più di un secolo, è che aveva leso la connessione fra centri emozionali e centri cognitivi. Cioè questa persona ragionava, ma non era più connessa con i propri centri emozionali e si rovina la vita, nel senso che comincia a prendere delle decisioni logiche ma irragionevoli, cioè logiche ma fuori dal contesto relazionale, emotivo e affettivo. Cioè questa persona esce dal contesto della convivenza civile e comincia a diventare automatico, cioè come un automa. Allora lì noi cominciamo a vedere, e da lì i ricercatori, non da lì, da quel fatto lì, ma negli ultimi 30-40 anni, i ricercatori hanno cominciato a rivedere la loro idea
e questo sta cominciando a entrare anche nel nostro senso comune, perché a volte la ricerca scientifica ci arriva un mezzo secolo prima e poi noi piano piano cominciamo ad assorbire un po' le idee, come è successo con la psicoanalisi, che è nata alla fine dell'Ottocento, però noi cominciamo negli ultimi decenni a introdurla nel nostro modo di pensare, a volte anche fuori regola, ma insomma comincia a diventare senso comune anche per noi. E così cominciano i ricercatori a vedere che cosa? A vedere che il nostro cervello funziona se funziona interamente, e anche questo mi sembra logico, ma scoprono una cosa, o comunque cominciano a ipotizzare una cosa, che l'emozione è il fenomeno più complesso del nostro cervello. Non è la cognizione, spiego questa differenza, cioè non sono i pensieri. Noi abbiamo sempre pensato che noi siamo differenti dagli animali perché abbiamo le cortecce, quindi possiamo ragionare, il ragionamento ci fa più, diciamo, completi, sofisticati, avanzati, evoluti. Questo è vero in parte, ma le nostre cortecce, cioè i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, sono funzionali se sono collegati a tutti gli altri strati del nostro cervello, cioè se funzionano in maniera connessa con i fenomeni emotivi. Ecco che allora intanto cominciamo a rivedere questa idea di emozione come disturbo, perché a livello neurofisiologico l'emozione è un fenomeno più complesso della cognizione. Per fare un'emozione ci vuole del pensiero, ma ci vuole anche tutta una serie di connessioni cerebrali profonde. Ma adesso qui non voglio addentrarmi perché sarei noioso. Andiamo a un esempio, invece non del 1800, ma un esempio personale. E cominciamo a collegare, diciamo, a insediare le emozioni del corpo, come abbiamo detto prima con Domenico e con Filippo, e a mostrarne veramente, diciamo, l'importanza e la valenza larga. Venite, venite dentro che lì c'è posto sulle scarpe, che mi stanno spingendo. Un po' di anni fa io stavo facendo come, diciamo, praticante, come allievo, una seduta di ginnastica dolce, no? Di antiginnastica, adesso non so se la conoscete, non importa, è una pratica di lavoro su di sé per allentare le tensioni. E a un certo punto facciamo un lavoro di coppia in cui una persona si deve stendere e un'altra solleva lentamente la gamba e poi lentamente la riabbassa. Io penso, nel senso, va bene, no? Servirà per sciogliere un po' la tensione, no? Quando uno si sdraia, sono stanco, vieni qui, ti faccio magari un massaggino, ti faccio dei movimenti lenti, tu respiri e piano piano uno si dovrebbe rilassare. Ma questa era l'idea, infatti io mi sdraio, chiudo gli occhi, dico, va bene, fai tu, e il mio compagno, il mio partner, prende la gamba, la porta in alto e poi sta per portarla in basso. Ma quando arriva in cima vuol dire al punto, diciamo, culmine di quello che poteva tirare su con la gamba, a me succede una cosa totalmente imprevista. Cioè, mentre sta cominciando il processo molto lento di abbassamento della gamba, ora voi direte che sono matto, ma adesso... Sì, ma non ci sta, grazie. E che cosa succede? Io improvvisamente ho una scena davanti, cioè vedo me e mio padre sulle montagne russe quando io ho 6 anni, e questo è matto, va bene. Ma perché ho questa scena? Perché ve lo dico dopo, ma questa scena è per me una scena, come dire, paradigmatica della mia storia. Perché? Perché ogni 12 ottobre a Treviso, io sono di Treviso, c'era la fiera di San Luca e per me era il giorno più traumatico della mia vita. Perché? Perché mio padre mi portava sulle montagne russe. Io avevo paura, ma voi pensate che io potevo dirlo? No, perché se dicevo, se mostravo segni di cedimento, lui, io mi chiamo Maurizio, mi chiamava Marisa e lì cominciamo. All'epoca Marisa veniva chiamata Boniperti, perché si diceva che fosse omosessuale, con tutto rispetto per gli omosessuali, ma io non volevo esserlo all'epoca, adesso ho cambiato idea, nel senso che sono affatto niente, però non me ne frega più niente di questo, era un'omofobia, diciamo, antica, no? Adesso per fortuna le cose sono cambiate. Quindi, se io ho paura, sono Marisa,
voi capite che per un bambino di 5, 6, 7, 8 anni essere chiamato Maril, poi col suo nome Stupincia, cioè io ero fottuto in questo senso, no? Allora, che cosa faccio? Non mostro la paura. Allora andiamo alle montagne russe, cioè il 12 ottobre per me era come la Pasqua, insomma, il venerdì santo di Gesù, perché andavo come a un martirio, no? Questa cosa per fortuna finisce, cioè mio padre perde questo piacere della tortura e io cerco delle strategie per non andare con lui il 12 ottobre. E questo mi è rimasto impresso, no? Scoperta l'America e la mia data della tortura. Non chiamerò mai mio figlio Luca, perché sennò me ne casino. Allora, che cosa succede nel momento in cui io abbasso la gamba? Vedo questa cosa e mi viene un, come dire, un tuffo. Dove? Qui, al diaframma, avete mai fatto le montagne russe? Cioè, quando si scende la prima, ecco, non è così essenziale. Quando fate la prima discesa, vi viene il cuore in gola, cioè ormai è bellissimo, che io la faccio, però, dopo anni di terapia, però, che cosa succede? Succede che in quel momento in cui io sto facendo questo banalissimo esercizio con questo amico, con questo collega, io rivivo in un attimo quella memoria. E ho davanti la scena e nel corpo, come se quella gamba che scende fossi io che scendo dalle montagne russe. È una follia da un certo punto di vista, ma questa poi ho imparato negli anni che si chiama memoria corporea e ha un suo senso, non è una sciocchezza, non è che fossi matto, anzi ero sano ancora, insomma, cioè è una cosa fisiologica. Allora, nel momento in cui io sento questo, dopodiché mi sconvolgo un attimo e mi scendo delle lacrime. Anche questo imprevisto, ma come? C'ho 25 anni, cioè, questo mi abbassa la gamba e io piango, cioè non sta da nessuna parte nella nostra logica, ma sta in una fisiologica, cioè in una logica della nostra memoria del corpo. Allora, che cosa mi succede in quel momento? Rivivo, ovviamente, in pochi istanti, quello che per me è stato un periodo difficile della mia vita. È stato un periodo difficile della mia vita in cui dovevo, come dire, crescere, dovevo essere uomo, anche a 6-7 anni, chiaro che è una follia, però un bambino si mette in testa certi temi, devo essere bravo, devo essere forte, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa faccio a quell'età? Così vi racconto un po' come si struttura poi la memoria corporea. Che cosa faccio in quel periodo? Beh, posso comunicare la paura a mio padre? No. Qual è la soluzione migliore? La soluzione migliore non è sentire la paura e non comunicarla. La soluzione più radicale è non sentire la paura affatto. E il gioco è fatto. Quindi che cosa faccio io? Ovviamente senza pensarci, perché non è che un bambino pensa a queste cose, ma un bambino trova micro strategie di adattamento. Per non sentire la paura non è così difficile. Beh, adesso è difficile perché noi siamo grandi, ma per un bambino tutto sommato non è così difficile. Vi faccio un altro esempio. Tempo fa, io ho un bambino di 7 anni, no? Adesso, più piccolo di 7 anni, tempo fa l'ho sgridato, forse ho sgridato forte, perché lui comincia a fare le facce, le fa quello che si chiama mescolino, non so se si chiama anche qui mescolino, cioè, tutta una roba così. E poi, cioè, si contrae e non piange. E io lo guardo, mi sento malissimo, ovviamente, perché è il mio mestiere. E poi prende e si addormenta. Quello non è male, voglio dire, il sonno cura, speriamo che un incubo elabora qualcosa. Però che cosa fa in quel momento? Lui sta cercando di non sentire la disperazione del pianto e di non piangere. E come fa? Questo per capire meglio l'episodio della mia infanzia. Come fa? Beh, fa una cosa semplice, contorce il corpo. Quando noi piangiamo, si piange, quasi tutti hanno pianto, no? Nella vita, non è che ve lo auguro, ma insomma è un dato di fatto. Quando noi piangiamo, per piangere, noi abbiamo bisogno di mobilizzare alcuni muscoli. Al di là del motivo,
Motivi ce n'è quanti ne vogliamo per piangere, ma per piangere davvero noi abbiamo bisogno di mobilizzare muscoli della fronte, muscoli temporali, muscoli della mascella, muscoli della bocca, determinate terminazioni qui, la gola, a volte il diaframma quando il pianto è profondo, poi a seconda della profondità del pianto, noi abbiamo con il singhiozzo abbiamo bisogno del diaframma. Per non piangere basta congelare questi muscoli. Voi direte basta, cioè non è che si mette in freezer. Ma i bambini cominciano a comprendere senza pensare che il corpo e il controllo del corpo è un ottimo strumento per rimuovere, accantonare, separare e congelare le emozioni. Cioè lui, mio figlio, in quel momento lì scopre, senza poi rendersene conto, che per non piangere deve contrarre tutta una serie di muscoli che, se li lascia andare, piange, e se piange si sente umiliato davanti a me, perché questo è il punto. Cioè io rimuovo, congelo un'emozione per paura di provarne una peggiore, perché questa è la nostra idea, anche perché cresciamo, nasciamo in una cultura, come ho detto prima, in cui le emozioni sono pericolose, sono fattori di disturbo, in cui non è che io abbia passato mai il messaggio a mio figlio non piangere, di essere forte, figurate con l'educazione che ho ricevuto, ma questa è l'educazione che si respira socialmente, si viene presi in giro se si piange, cioè c'è un fattore sociale. Allora, tornando al mio esempio, che cosa succede? Succede che io non posso sentire la paura, cioè la cosa migliore è se io non sento la paura, così manco devo rimuoverla, manco devo non comunicarla a mio padre. Allora, per non sentire la paura, che cosa facciamo? Quando sentiamo la paura, cosa sentiamo nel corpo, per esempio? Le gambe cosa fanno? Tremano, fanno giacomo, come si dice, no? Il cuore cosa fa? Batte forte, il respiro viene alterato, c'è un tremore, cioè la paura è un tremolino, possiamo dire, globale del corpo, soprattutto delle parti basse, no? Allora, per non sentire la paura, voi fate semplicemente questo procedimento mentale, occhio che non è una roba così aritmetica, ma per non sentire la paura, una strategia vincente è immobilizzarsi nei muscoli del corpo, cioè mi irrigidisco. Se voi fate caso a volte a certi momenti in cui vi spaventate, voi chiudete il culo, giusto? Si può dire, cioè l'ano è uno dei muscoli per cui noi, diciamo, fatti mi stringe il culo, si dice, scusate, sono termini comuni, non è che, ma sono parte del nostro corpo. E questo è una parte, le gambe, i glutei, no? Ci si stringe, come si fanno una, se voi adesso andando fuori da qui, adesso non fate questi esperimenti per strada, ma quando siete ben tranquilli da soli e avete certe emozioni, osservate quali parti del corpo sono connesse a quel tipo di emozioni. Allora, la paura è collegata fondamentalmente a tutto un tremolio della struttura muscolare e ossea. Allora, quel bambino che ero io, che cosa fa? Si irrigidisce, si ferma. Così, piano piano, sente meno la paura, respira meno. Io mi ricordo che quando andavo a letto, anche, insomma, sono ricordi particolari, avevo paura che arrivassero i briganti, quando ero piccolo, non sapevo che ci fossero, ma sono i malviventi, che era una parola per me inquietante, malviventi, no? Ci capisce perché devono, magari vivono meglio di noi, ma insomma, certi malviventi che sono al governo o che erano al governo vivono molto meglio di noi, no? E non hanno bisogno di entrare dai bambini nelle case perché hanno altri affari, ma io avevo pure dei malviventi. E quindi andavo a letto da stasera e dalla paura, che cosa facevo? Cercavo di non fare un respiro rumoroso. Siccome quando si respira nel silenzio, fa rumore, no? Certo, gli altri non lo sentono, noi lo sentiamo, e io stavo zitto, fermo, finché poi crollavo sfinito perché avevo pochi anni, cioè mi addormentavo. Ma la strategia per non sentire la paura e per non sentire la minaccia era non respirare. Solo dopo molti anni ho scoperto
fatto che gli schizofrenici fanno la stessa cosa. Per fortuna io non ho quel tipo di patologia, però questo vi dice una cosa importante. Quando per esempio una persona diventa schizofrenica vuol dire matta, ecco, detto in termini semplici, è perché ha vissuto cronicamente atmosfere costanti di terrore. E allora si è chiusa, è uscita da se stessa, non ha potuto vivere, comunicare, scambiare, essere aiutata, cioè essere aiutata nel regolare le proprie emozioni di paura e di terrore. Allora quel bambino che va a Luna Park si organizza e si concentra e si rigidisce e si, come dire, illusoriamente si fortifica, diventa duro, no? Duro nei muscoli, duro nei movimenti, per quanto un bambino di 6-7 anni possa farlo. Ma quel bambino riesce a superare quel momento, diciamo, cruciale, e riesce a fare le montagne russe, riesce a non sentire la paura, sente solo una serie di scosse, di sommovimenti, solo che 20 anni dopo fa un piccolo esercizio e viene su improvvisamente tutto quello che aveva cercato a ragione di dimenticare. Ma la mente può dimenticare, il corpo difficilmente può dimenticare. E fra questi 5 e questi 25 anni c'è un altro punto importante che dimostra quanto, diciamo, l'esistenza delle emozioni sia così cruciale. A un certo punto questo ragazzo a 17, 18, 19 anni, che cosa fa? Comincia a corteggiare le ragazze, no? Certo, quella che per non essere Marisa, quindi si deve concentrare sulle cose, no? E che cosa succede? Succede che le ragazze mi dicono a quell'età: sei freddo, mi fai soggezione, sei irraggiungibile, sei duro, sei invalicabile, eccetera. Voi direte: vabbè, ma 17-18 anni, sì, vabbè, ma gli altri miei amici non lo erano e cuccavano. Quindi io avevo il problema che magari piacevo, ma dopo questa non si avvicinava, no? Dopo, per fortuna, insomma, le cose sono cambiate, ma... Ma magari questa cosa era amplificata anche il 12 ottobre. E il 12 ottobre poi non uscivo di casa, ovviamente. Esatto. Ecco. E se è una sindrome d'anniversario. Esatto, brava. E non ci avevo mai pensato. Mi dai un elemento in più. Sì, perché magari se si ricorda in che giorno ho fatto questa scoperta, magari potrebbe scoprire qualcos'altro. Grazie. Allora, che cosa succede in quell'epoca? Succede che io mi ritrovo in una struttura psico-emozionale rifiutante, cioè in cui trovo difficoltà a far avvicinare le persone. E qui, ovviamente, io non capisco questa cosa, dico: vabbè, sono timido, sono freddo, sono duro, cioè comincio a introiettare i giudizi degli altri. Che erano ragionevoli, ma non tenevano conto della radice. Cioè io non ero duro, freddo, rigido, ero spaventato. E adesso, quando mi spavento molto, capisco che tendo a ripetere lo stesso pattern, cioè lo stesso schema, mi irrigidisco. Non tutti fanno così, eh. Ci sono persone che si spaventano e vanno fuori di testa, cioè si disorganizzano, fanno il movimento opposto, lo esplodono. Ma io avevo imparato da bambino a implodere, perché noi abbiamo due movimenti possibili, l'esplosione e l'implosione, pur di non stare lì dove siamo, lì dove accadono le cose emozionali per noi. C'è chi va fuori e chi va dentro, pur di non stare qui. Perché il punto fondamentale è questo: vivere l'emozione significa stare lì con le cose che ci stanno succedendo, con l'interezza del nostro essere, no? Ma non è facile questo. Facciamo i corsi per aiutare le persone a fare questo, no? E ancora non sempre ci si riesce. Ma la cosa importante è vedere un po' questo tipo di evoluzione che io adesso vi sto ovviamente schematizzando, in cui un bambino ha paura, non vuole sentire la paura, si irrigidisce. Solo che questo irrigidimento è funzionale al periodo di vita in cui viene costruito, in cui viene scoperto, tra virgolette, così casualmente,
ma diventa disfunzionale fuori dal contesto del passato. E qui abbiamo un'idea fondamentale che è quella che mi guida nel lavoro che faccio. Cioè, io sono un clinico, sono uno psicoterapeuta, oltre a insegnare, però vedo pazienti tutti i giorni. E quello che vedo e quello che devo mostrare alle persone, quello che devo aiutare a trasformare è questo, cioè le strategie antiche di regolazione, di affrontare le emozioni scomode del passato sono anacroniste adesso, sono fuori contesto. Cioè, se io mi irrigidivo a 6 anni per non sentire la paura, non posso più irrigidirmi così a 55. Perché allora sono fuori contesto. Ecco che la patologia diventa la non trasformazione delle antiche strategie di regolazione delle nostre emozioni. La patologia non è avere certe emozioni o altre. Tutti abbiamo il diritto di avere paura, rabbia, irritazione, gelosia, tristezza, oltre a tutte quelle belle che non sto a elencare, ma il nostro problema qui credo sia più legato alle emozioni scomode e difficili. Il punto non è questo, il punto è cosa faccio per affrontarle, cosa faccio per non sentirle. E allora, a seconda degli strumenti che io utilizzo per non sentire le emozioni, io mi ammalo o meno. Ovviamente mi ammalo emotivamente, psichicamente. Ora, quel ragazzo che era rigido a 18 anni non è malato, ma io vi assicuro che nel mio studio vedo persone che non sentono più le emozioni, oppure che sono costantemente arrabbiate, che sono devastatamente tristi, che piangono e non sanno come fare per uscire da certi pianti o da certe angosce. Cioè, quello che è la nostra difficoltà è la nostra incapacità, perché è anacronistica, modalità di regolazione delle emozioni. E in questo senso il corpo è fondamentale, perché contiene la memoria e contiene, anche la capacità trasformativa. Faccio un altro esempio, sempre con mio figlio, così lo faccio vedere anche una faccia meno problematica. Quando andavo all'asilo, io ogni giorno alle 4:30 andavo a prenderlo, no? Allora io arrivo all'asilo e lui sta giocando con i bambini. Quando a un certo punto mi vede, io lo osservavo, poi lui mi vede e che cosa fa? Soprattutto le prime volte, è contento, è eccitato. È eccitato, arriva e che cosa fa? Porta avanti le braccia, perché che cosa vuol fare? Vuole dare in braccio, questa è, almeno noi pensiamo così, magari non è vero, magari ho sbagliato tutto, ma noi pensiamo così. Allora io mi abbasso, lo prendo, lui viene su e quando è qui fa e sta 10 secondi, 8, non so, perché un bambino di 4-5 anni ha un tempo molto breve, no? Però fa che cosa? Fa tutto un processo di, come dire, eccitazione e sollievo e rilassamento, quella che noi chiamiamo la curva fisiologica, passa da quello che si chiama sistema simpatico. Allora questo produce alcuni effetti importanti, dal punto di vista psicologico produce un senso di fiducia, di aspettativa realizzata, cioè io ho una eccitazione e quello che voglio viene, come dire, soddisfatto, riempito, per cui mi placo. Questo produce un'idea profonda, importante nella persona, che dice silenziosamente così: autorizzati pure i tuoi desideri, perché in qualche modo troverai una qualche soddisfazione. Sentite come è profondamente ottimistica questa idea. Ma questa idea, che è un'idea, è un pensiero, e se ci mettiamo qui a confrontarci, abbiamo tutti molte idee ottimistiche sulla vita, no?
Ma questa idea viene dalle prime esperienze, diciamo, psicocorporee. Cioè, ripetutamente, adesso questo è solo un esempio, per carità, non è che tutta la vita è risolvibile solo da prendere il bambino all'asilo, ma è un esempio paradigmatico. Perché se lui viene e non succede quello che ho appena descritto, cominciano i guai. Immaginate che il papà arriva e, come a volte capita, siamo distratti. Siamo di fretta, siamo molto preoccupati, oppure siamo depressi quel giorno, oppure scade la rata del mutuo e non è per niente di altri pensieri, c'è solo la rata del mutuo nella testa. Arrivo e vado a prenderlo, lui viene e non c'è quel tipo di incontro, di interazione che ho descritto prima. Che cosa succede? Che cosa fa il bambino? Come? Può buttarsi per terra, adesso insomma in casi un po', vuol dire che l'interazione è molto negativa anche alla base. Ma stiamo sulla fisiologia, perché qui è patologico. Sulla fisiologia è delusa l'aspettativa. Cioè abbraccia il papà del compagno. Questo facciamo noi con le ragazze. Certo, ma stiamo, come dire, non fate troppo gli psicologi. No, nel senso, sto scherzando. Stiamo bassi, stiamo sulle micro risposte. Cioè, abbiamo due possibilità. Vabbè, che calma, però fatemi parlare, se no. Mi piace questa animosità, vuol dire che state partecipate, siete nel film. Ok. Ma guardate, se io ho voglia di abbracciare qualcuno, che cosa faccio? Faccio questo movimento qui, giusto? Questo si chiama schema senso-affettivo-motorio in linguaggio tecnico. Schema perché è uno schema, cioè questo è uno schema, no? Che noi su cui lavoriamo. Senso perché è sensoriale, cioè viene dalle sensazioni. Motorio perché è un movimento. E affettivo perché produce un contatto affettivo. Ed è prodotto da un desiderio affettivo. Allora, se io ho questa cosa qui, io ce l'ho come bambino, mi scatta. Ma se la risposta dell'altro, dell'ambiente, del papà o di chi per esso, non è congruente, io, come vi ho detto prima, ho due possibilità, esplosione o implosione. Cioè simpatico o parasimpatico, detto in termini tecnici, per chi magari ha un po' di conoscenza della materia. Cioè io posso fare così e cominciare ad avere una tensione costante nelle braccia finché divento agitato, teso. Sapete quei bambini che rompono tutto, che prendono le cose, sono maldestri o sono maleducati o ipercinetici, e questa è l'esplosione, cioè andare verso la ipertonicità. Oppure posso fare così, implode, ipotonico. Diciamo, una, la prima è la via aggressiva, la seconda è la via depressiva, cioè andare contro, andare dentro, abbattersi, sono collegate. Però diciamo che ognuno di noi, a seconda del proprio sistema nervoso di base e della famiglia che ha, privilegia spontaneamente l'uno o l'altro. Questa è la prima risposta, no? È chiaro che dopo cominciano a sovrapporsi strati psicologici, allora guardo da un'altra parte, cerco un oggetto compensatorio, ma quello è dopo, è tardivo. Ma la prima cosa è che il bambino, per non sentire il dolore, attenzione, perché questo è il punto, perché immaginatevi un bambino che resta così, l'avete mai visto? Io no. Quanto resta? 2 secondi, la prima volta 5 secondi, e dopo basta. Cioè, se voi volete, se io voglio baciare lei, stai attenta che ti voglio baciare. Se io voglio baciare lei e lei non ne vuole, io non posso stare, cioè, voglio dire, che figura ci faccio, è vero? E più faccio brutta figura, più soffro. Cioè, succede che noi spontaneamente, come animali, piccoli animali, siamo, come dire, tendenti a fare delle cose perché siamo dentro un campo emozionale. Voglio baciare, voglio abbracciare o voglio picchiare, a seconda. Ma se l'ambiente mi contrasta, cioè non è congruente, io distorco questo schema. E allora che cosa succede? Succede che
distorcendo lo schema, non sento più l'emozione di base. Ecco che allora diventiamo persone che non abbracciano più, che non cercano più magari il contatto, che non esprimono la rabbia perché in famiglia mi hanno detto che non è giusto, eccetera, 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 o perché tu sei una bambina e non puoi fare quelle robe lì, no? Oppure tu sei un maschietto e non puoi piangere, per cui abbiamo la separazione emozionale. Le femmine possono piangere fin quanto vogliono, ma non si possono incazzare. I maschi si incazzano, però se piangi sei una checca. Quindi noi abbiamo delle categorie sociali che già plasmano all'origine la competenza emozionale. E la competenza emozionale va di pari passo col nostro corpo, perché i maschi non possono aver paura, è vero? Infatti i maschi hanno il buco del culo stretto. Voi ridete? No, non fisiologicamente, patologicamente, cioè adesso che nasciamo tutti col buco del culo normale, largo, stretto, più o meno uguale, ma chi lavora con i massaggi, per esempio, chi ha anche l'infermiere, chi deve fare le punture, cioè si accorge che sto culo degli uomini è un bel, è bello, ma è duro, no? Scusate se parlo di queste cose, ma è il mio lavoro, io insegno a medicina, quindi lavoro con le ostetriche, facciamo nascere i bambini, quindi sono cose normali. Allora, già le emozioni, quelle permesse e quelle non permesse, già plasmano la nostra vita futura. E come ci plasmano? Beh, ci plasmano, come dire, dandoci la possibilità di sviluppare delle parti di noi e impedendoci la possibilità di sviluppare altre parti di noi. Guardo che ore sono, non voglio insegnarvi. Grazie, tu sei... ti porto un giro, fai l'assistente. Non è pagata, è proprio così lei. Cioè, lo fa gratis. È una cosa fantastica. Questi tempi. Allora. Scusate. Ma che cosa succede a questo punto? Succede che il nostro lavoro, fin da bambini, è quello di evitare le emozioni che ci rendono disfunzionali verso l'ambiente. E qui ogni famiglia, e qui andiamo appunto sull'altro livello, cioè il livello macro, ogni famiglia ha emozioni permesse e emozioni non permesse, cioè qualcosa che viene autorizzato e qualcosa che non viene autorizzato. Ci sono famiglie, per esempio, che devono tenere il tono basso, non correre, non urlare, non litigare, stai buono, parliamone qui, non parlarne fuori, cioè, e uno diventa 4-4, tranquillissimo, sedato, senza il vario, tranquillo, solo che la sfiga è che quando va a lavorare e deve incazzarsi con qualcuno non è più capace, perché non gliel'hanno insegnato, giusto? E allora cosa fa? Sta male, perché subisce, si sente invaso, si sente derubato e comincia a entrare in un senso di vittimizzazione interna che è reale. Perché se non riesci a arrabbiarti, tu non puoi creare i confini con l'altro. Mica insultarlo, mica distruggerlo. Ma arrabbiarsi. La rabbia è una emozione fisiologica. Ma la rabbia è pericolosa, perché ovviamente, questo poi non è che siamo tutti dei matti nelle famiglie, cioè perché dobbiamo anche modularla, la rabbia. La rabbia è pericolosa perché può diventare distruttiva. Ci sono adesso delle famiglie in cui i bambini vengono lasciati a fare dei pazzi, diventare arrabbiatamente distruttivi, e questo non è buono. Ma, come dire, ogni famiglia tenta di modellare i figli e i membri della famiglia a seconda del panorama emozionale permesso. Ci sono invece famiglie in cui non ci si può lamentare. Io ho dei pazienti che vengono, stanno malissimo, da cani, angosce, disastri relazionali, e poi gli chiedo, ma cosa succede? No, non mi posso lamentare. Dico, però stai da cani. Però, insomma, ho un lavoro, ho una casa, insomma, non mi posso lamentare con cosa sei venuto a fare qui. Paghi e basta, no? Perché... Ma questo non mi posso lamentare è un mantra, cioè, no? È quei riff, quelle robe buddiste, tra virgolette, che nelle famiglie cominciano a plasmare i figli. A
fai tutto, di che cosa ti lamenti, no? Per cui noi cerchiamo di che cosa mi lamento. Sto male ma non mi posso lamentare, per cui non sa più di che cosa si può lamentare. Non che io sia favorevole al lamento in quanto lamento, però anche quello, come dire, plasma il tipo di alfabetizzazione, di competenza emozionale, no? Oppure e tanti altri, come dire, oppure altre cose, tipo solo noi ti vogliamo bene, no? Che è abbastanza mediterranea questa cosa, no? Cosa nostra, la famiglia, eccetera. Solo noi ti vogliamo bene e fuori le persone fanno tutto per un loro interesse. Allora questo fa sì che questa persona piano piano, quando mette fuori la testa dalla famiglia e vede che qualcuno gli dà degli attestati di stima, dice chissà cosa vuole, no? E dice ti amo, va bene, e poi dice poi basta, no? Ma c'è qualche cosa sotto, cioè la persona diventa incapace di ricevere apprezzamenti, per esempio, che anche quella è una disposizione emozionale, cioè diventa incapace di nutrirsi, e allora questo può cominciare a creare senso di sfiducia. Cioè ci sono famiglie in questo caso che alimentano emozionalmente il senso di sfiducia nel mondo, oppure le famiglie, perché questo è anche normale, che dicono la vita è sacrificio. No, va bene, a parte che lo dice anche Monti adesso, ma per altre ragioni. No, è vero questo, ma è da contestualizzare, perché scusate, la vita è sacrificio, però noi stiamo anche ridendo adesso, no? Allora, quando uno introietta, interiorizza questa idea come assoluta, perché io sto parlando di idee assolute, non di idee. Le idee sono tutte giuste, o molte sono giuste, non tutte, ne sono molte. Ma se io penso che in assoluto la vita è sacrificio, quando mi capita una roba bella e facile non la vedo. E mi vado a cacciare dei guai. Se non ho delle storie pese non sono normale. Capite che anche questo è una selezione della percezione. Ma un esempio banale che fa anche magari sorridere è quando, per esempio, noi non ci sentiamo amati fin dalla base, fin dalla radice, e allora e veniamo invece educati in una maniera, diciamo, priva di calore, priva di affetto e priva di emozionalità. Allora noi sviluppiamo un'idea che è: io non sono degno d'amore, non sono amabile, no? Non mi si può amare, al massimo mi si può stimare, devo diventare bravo, efficiente, intelligente, mi si può, come dire, stimare, cioè pensare che sono bravo, ma l'amore no, mi è precluso, no? Tanto c'è una famosa, non barzelletta, ma insomma detto che non, gli italiani stimano ma non amano i tedeschi e i tedeschi amano ma non stimano gli italiani, no? Questo per dirvi che sono due livelli differenti. Allora, in quel caso, immaginate che io invito lei, invito sempre lei perché ce l'ho qui, poi non sta attenta, no? Mi interessa, no? Se devo sedurla. La invito a cena, lei mi dice va bene, vengo a cena. Io penso, cazzo, viene a cena. Forse gli faccio un po' pena. Andiamo a cena e sembra divertirsi. Io penso, ma che brava, si sforza. Poi andiamo a casa e io la richiamo una settimana dopo, torni a cena, dice sì. Io penso che le piaccio, no? Perché pensando di non essere degno d'amore, io penso, ma forse non ha niente da fare, no? Questa non batte chiodo, questa ragazza, no? E quindi riusciamo a cena, insomma, due, tre volte, alla fine, poi magari mi fa anche dei complimenti, eccetera, eccetera. Non ti preoccupare, tutto. Con le emozioni ci ho lavorato, non travaglio. Poi ci guardiamo, Madonna, non mi ero mica accorto, poi sono malato. Allora, ma la terza, quarta volta che usciamo, cioè, cosa devo pensare? Che magari c'è qualcosa, cioè, questa le vuole, così dice, no? Insomma, che mi ama, tra virgolette, cioè, se non comincio a essere degno di interesse,
sono interessanti. Ma a quel punto, guardate, succede spesso una cosa abbastanza stravagante, perché noi siamo disposti a tutto tranne che a abbandonare le nostre convinzioni antiche. Se io sono convinto di una cosa, è difficile che la abbandoni. Allora, la quinta volta che usciamo, che magari mi si struscia anche la mano al ristorante, io penso, cazzo, ma ne interesso proprio? Ma allora è una sfigata. Cioè, se ne interessa uno come me, hai messa male. A questo punto è una sfigata, non interessa più a me. E è finito. Cioè, a volte noi facciamo dei test nella coppia, nella relazione, lo sfiniamo, lo sfiniamo, lo mettiamo alla prova, gli facciamo vedere la parte più orrenda di noi, perché dobbiamo dimostrare, dobbiamo convalidare le nostre ingiunzioni profonde, che sono legate alle prime, diciamo, esperienze della vita, per prime intendo i primi 5, 6, 10 anni, dove noi cominciamo a formare l'idea che abbiamo di noi, dell'altro e del mondo. E allora da lì, come dire, nei primi anni di vita, noi cominciamo a diventare quello che poi saremo un po' più da adulti, con alcune emozioni proibite, alcune concesse, ma con una linea della nostra vita, in cui noi facciamo una sorta di selezione, vediamo certe persone. Immaginate per esempio che io vengo qui pensando o temendo, quello che dirò non è interessante, no? Non interessa alla gente. Io comincio a parlare e vedo solo lei che non mi guarda. Certo, non è vero, adesso mi guarda. Per forza gli sto facendo il mazzo, voglio vedere, no? Ma perché? Perché noi abbiamo una strana, come dire, è diabolica la nostra percezione. La nostra percezione vede quello che è interessante per le nostre ingiunzioni profonde, cioè quello che conferma quello che già noi pensiamo. E a volte questo si rivela come un circolo vizioso. Io vedo ciò che già penso di dover o di dover vedere. Ecco il punto, ecco l'autoinganno che noi ci facciamo. E allora le emozioni sono sempre quelle. Sono triste e vedo le cose tristi. Sono arrabbiato e vedo le cose che mi fanno arrabbiare. Cioè le emozioni hanno un tranello dentro al loro interno. Vengono da esperienze antiche, esperienze su cui io non ho potuto avere potere di comprendere, di riflettere, di agire, come quel bambino di 5-6 anni che sono stato, che non aveva potere contrattuale rispetto al papà e all'ambiente. E queste emozioni, questi stati emozionali si cronicizzano e plasmano la nostra percezione. Così la cosa terribile è che noi avremo tendenzialmente una vita che si ripete rispetto alle prime esperienze di vita, no? E ci metteremo nei guai, tanto quei guai simili ai guai dell'infanzia, o troveremo risorse che saranno simili alle risorse dell'infanzia. Allora, questo che sembra un elemento pessimistico, in realtà non lo è, perché questo è semplicemente la nostra tendenza di organismi di autoperpetrarci, cioè di ripeterci. Ma esiste, per fortuna, non so se in natura, ma sicuramente nella cultura, la possibilità di cambiare le cose. Come? Beh, il primo passo è la consapevolezza, cioè sapere un po' più di sé, avere una competenza emozionale maggiore, che è quello che i nostri amici qui cercano di divulgare e di contagiare con i loro corsi e i loro incontri, no? Cioè l'aiutare le persone a non vivere in maniera distratta. Distratta vuol dire astratta da sé, no? Ma di, purtroppo, di mettersi, o per fortuna, in contatto con sé, come quando io involontariamente sono stato rimesso in contatto con la mia esperienza antica delle montagne russe, che non era solo il 12 ottobre, ma era un'esperienza paradigmatica, fondante di un modo di essere, di un modo di condurre la vita, di un modo di approcciare me e l'altro. Vorrei mangiare la pizza con te. Ma mangiare la pizza? Andiamo a mangiare la pizza? Mi pare. Perché è tardi? No, ah, stai telefonando. Stai molto.
qui. Va bene, siamo nelle epoche della follia delle mani. Allora, vedete che se io avessi dentro di me l'idea che dico delle cazzate, sarei molto distrutto da questa sua situazione, lo vedete? Per fortuna faccio tante conferenze e questa idea mi si è abbassata. Ho visto un sacco di volte queste scene, ma sai anche andando in giro per le classi degli adolescenti è una cosa che noi siamo ancora a un buon livello. Quindi l'unica cosa che volevo dire, che le emozioni antiche strutturano il nostro modo di essere nel passato, ma che noi ci portiamo dietro. Allora, per cambiare, il primo passo è entrare in contatto con questa nostra storia, ma non con la storia biografica così astratta, ma con la storia emozionale, cioè delle nostre esperienze. Dopodiché noi dobbiamo provare, se vogliamo uscire dai guai per continuare a ripetersi la nostra vita, provare a aggiungere emozioni che erano proibite, a vivere e affrontare le emozioni in una maniera differente da quella che abbiamo affrontato da bambini. Se mio figlio corruga la fronte e tutti i muscoli per non piangere, io mi auguro che a 30 anni non faccia la stessa cosa, perché la può fare a 5 anni. Ma a 30 è un problema, bisogna che pianga, se c'è da piangere, no? Se un bambino si spaventa di fronte alla rabbia che gli viene su, perché a volte noi ci spaventiamo della nostra stessa rabbia, e allora si curva, guarda in basso, non respira, si ingobbisce, no? E trattiene nella schiena, perché a volte noi abbiamo delle schiene curve, contratte, che sono schiene di persone piene di rabbia inespressa. Beh, va bene se lo fa a 10 anni, a 15, ma non a 30-40. Dopo gli viene l'artrite, dopo può sviluppare artrosi cervicale o artrosi lombare, cioè cominciano a 40 anni delle patologie organiche vere e proprie, oltre alle disfunzioni relazionali. Per concludere, è questo il punto importante, la nostra salute, come dice proprio il titolo, è nella capacità di cambiare il nostro modo di vivere le emozioni, ma contro quell'idea comune che le emozioni positive sono buone e le emozioni negative sono male, ma che tutte le emozioni fanno parte del flusso della nostra esperienza e che bloccare, contorcere, scindere, spezzare delle emozioni fa solo creare i presupposti di una patologia psichica o fisica o entrambe le cose. Quindi emozioni come cura o lavorare sulle emozioni significa andare alla radice dei nostri comportamenti e reazioni emozionali antichi o non antichi, ma insomma del passato, e sbloccare quello che anticamente ci ha fatto bene, quello che ci ha fatto sopravvivere da bambini e che ci sta condannando da adulti. Grazie. Grazie di cuore al professor Subigia. Perfetto. Io prima di lasciarvi volevo un attimo fare dei ringraziamenti doverosi. Innanzitutto, infatti arrivavo a quello, volevo un attimo prima di tutto un minuto rubarvelo per dei ringraziamenti, soprattutto alla biblioteca Zavatti che ci ha dato questi locali e che ha accettato subito la nostra proposta. Se qualcuno di voi avesse delle domande da fare al professore, possiamo ancora un attimo sfruttarlo, come si dice. Prima della pizza possiamo fare qualche domanda, se c'è qualcuno vi posso anche portare un microfono eventualmente, alzando la mano. Non so se un invito a me, no? Nel loggione. Arrivo. Sì, lei nel loggione. Puoi parlare? Vuoi provare senza microfono? Senza microfono. Ok. Ciao. Thank you.
poi, cioè dividerle troppo poi le emozioni, senza poi stare attenti alle conseguenze che queste emozioni possono dare. Mi spiego meglio, se io ho un'emozione verso una persona o verso un dato momento, io devo però valutare se questa emozione realmente la posso vivere, perché altrimenti potrebbe dare anche delle conseguenze. Vivere e esprimere le emozioni dà sempre delle conseguenze. Quindi devo essere pronta prima di tutto, strutturata ad accettare le conseguenze di un'emozione, poi del vivere le emozioni. E le vivere. Sempre, sempre. Ma le emozioni sono stati globali della nostra maniera di vivere e di comunicare. Quindi ogni stato del genere ha delle, come dire, degli effetti sull'altro e su di me. Questo è inevitabile. Ma anche rimuovere, bloccare le emozioni ha un effetto sugli altri e su di me. Non è che si impediscono, gli effetti ci sono sempre. Ci sono, esatto, vantaggi e svantaggi. Quindi vivere le proprie emozioni, finora socialmente, culturalmente, ti faccio un esempio qua. C'è un bellissimo libro di una ricercatrice canadese, un pezzo è stato anche tradotto in italiano, un libro che si chiama Il buon selvaggio, un'antologia di scritti di antropologi, in cui lei va a studiare gli Inuit, cioè sono gli eschimesi del nord del Canada, no? Va lì e sta lì 6 mesi per studiare, per vedere, osservare. So, un giorno arrivano dei cacciatori dal sud, cioè dei canadesi, dei banalissimi canadesi, non eschimesi. Vanno lì, hanno rotto la loro canoa. Allora vanno lì, si fermano, insomma, chiedono una canoa agli eschimesi, questi gliela danno. E loro vanno e cacciano. Sapete che gli eschimesi sono generosi, ti danno le donne, le cave, tutto, no? Così almeno nella nostra immagine. Nella nostra immagine. Però fa freddo. E allora questi cacciatori tornano dopo del tempo con la canoa degli eschimesi rotta, no? La ricercatrice, cioè, che è una canadese, americana, vede questa cosa, questi gli lasciano la canoa rotta e stanno per andarsene. E questa cosa fa, si incazza. Dice, ma come? Gli avete dato la canoa. La porta, insomma. Gli eschimesi la guardano, la prendono e la chiudono in una capanna. In un igloo, insomma, qualche cosa. Perché, sapete perché? Perché ha dimostrato un atteggiamento infantile. Dice, perché arrabbiarsi? È solo una canoa, non è mica una persona. Oh, c'ha ragione, è vero? Però noi ci incazziamo per la canoa rotta, è vero? Allora, questo ti dice quanto ogni gruppo sociale decide quali sono le emozioni funzionali e non funzionali al cemento sociale. Capito? Cioè non è che le emozioni in assoluto sono buone o sono cattive, ma sono parte del nostro legame sociale. Ok? Noi per esempio non possiamo fare sesso qui davanti, almeno non credo che Civitanova sia, però no, lei dice no, si vede che è successo qualcosa, lei ci ha provato. Allora però tu puoi bere la bottiglia d'acqua e nessuno ti dice niente, giusto? Cioè ci sono comportamenti. Ma perché possiamo mangiare? Guardate che mangiare è un comportamento intimo, apro la bocca. Cioè non è mica uno scherzo. Va bene, anche fare sesso sembra intimo, non sempre è intimo, però noi lo immaginiamo come un elemento di intimità. Ma ci sono cose, adesso al di là di andare verso l'etica assoluta, non importa, io adesso sto parlando dal punto di vista antropologico, no? Come dire, cioè ogni società si regge su alcune questioni permesse e alcune no. Adesso che siano giuste o sbagliate se ne discute in un'altra sede. Ma questo è. Per cui il tuo ragionamento è giusto. Bisogna stare attenti, certo. Ma dipende dal contesto sociale. Capito? In guerra, per esempio, cambia completamente lo statuto emozionale. Poi c'è la Convenzione di Ginevra, ma direi che salta.
successo, nel senso sono arrabbiata, ti spaccherei un piatto in testa. Ma quella, spaccare un piatto, attenzione, spaccare un piatto non è un'emozione, è un'azione. È diverso. Però nasce da un'emozione. Nasce, ma è un'azione. Cioè, io è qui il punto fondamentale. Se noi avessimo un'educazione che ammette tutte le emozioni come, diciamo, fisiologiche e si occupasse non di reprimerle, ma di esprimerle, cioè di trovare il modo di regolarle e di comunicarle, noi avremmo un mondo differente. Questa è la mia idea. Ed è forse una risposta a quello che dicevi tu. Ma è una questione di cultura, è una questione di educazione anche scolastica. Se cambiassimo quella che si chiama educazione motoria, che è una cagata, scusate, è vero o no? Adesso non so se ci sono insegnanti di educazione motoria qui, ma fate un lavoro assolutamente inutile. E invece gli insegnanti di educazione motoria avrebbero degli strumenti enormi in mano, perché quello che io ho detto fino adesso è che le emozioni si sviluppano dal corpo, no? Solo che noi a 6 anni abbiamo un trauma sociale. Fino a 6 anni noi veniamo lasciati liberi, disegniamo, giochiamo, a 6 anni sul banco chiuso, e viene coltivato il cervello, sembra un vaso da fiori, dove, cioè, e poi a me mi tremavano le gambe tutto il giorno e mi sono stupita, stai fermo, cioè, così è. Beh, io sono particolare, capisco, ma però molti bambini sono così. Allora, di nuovo, noi dobbiamo, secondo me, questa è l'idea che io porto qui, dobbiamo veramente fare delle iniezioni di flessibilità nella nostra cultura educativa, perché siamo spaventati dalle emozioni, però piano piano vedrete che ci tranquillizzerà. Io, scusa, lei ha detto prima che con se noi impariamo a sviluppare, diciamo, queste, cioè a esternarle queste emozioni, la società cambierebbe, lei ha detto. Quali sarebbero le differenze che lei vedrebbe? Non so se sono stato chiaro. No, sei stato chiaro, ma mi fai una domanda che... Vabbè. No, è difficile, mi stai anche riprendendo. Non vorrei metterla in soggezione. Bravo, risponde bene. Allora, tu mi fai la domanda, cerco di essere il più conciso possibile. E come cambierebbe? Beh, cambierebbe rispetto al modo di stare insieme, cambierebbe rispetto alla nostra capacità di essere più intimi con l'altro, perché le emozioni creano una intimità maggiore. Quindi avremo bisogno di meno riti sociali, di meno filtri e di meno schemi sociali, e più sarebbe legato alla spontaneità. Questo ovviamente è un discorso generico, mi rendo conto, ma anche la tua domanda è veramente là. Un altro? Sì. Arrivo. Quando si parla di... Che sei abituata a sentire, scusa? Un po' un tabù su questo tipo di... Cioè sul corpo? No, proprio sui schizofrenici. In che senso un tabù? No, nel senso che incurabili qua alla, beh, del genere. Adesso, quindi, se tu mi chiedi qual è l'indice di curabilità della schizofrenia... No, chiedevo semplicemente se il lavoro sulle emozioni... Guarda, dei risultati... ovviamente sì, ma tieni presente che un paziente schizofrenico è disorganizzato emozionalmente, quindi non è assolutamente differente il lavoro che si fa con gli psicotici, cioè gli schizofrenici, che quello che si fa con i nevrotici come noi, o apparentemente noi. Allora, io ho un allievo che lavora in un ASL e da anni lavora sulla respirazione profonda con gli schizofrenici e ha dei risultati enormi. Un'altra mia allieva lavora con lo psicodramma e con la sensibilizzazione corporea, sempre con gli psicotici, e ha grandi risultati. Un'altra mia allieva lavora con la danza terapia. Cioè, non è che c'è un metodo, però c'è un approccio espressivo e creativo e, diciamo, di regolazione emozionale che funziona, ovviamente nei limiti. C'è un'ultima domanda, poi congeliamo il professore. Come sei arrivata? È sempre te.
Lei l'abbiamo pagata almeno per fare un mare. Ma la conosci lei? Sì, sì. Ah, la conosci. Sì, boh, avanti. Vedo se riesco a spiegarmi bene la domanda, perché nel mio cervello ce l'ho e le scopla. Come si arriva a capire il proprio vissuto infantile tramite il corpo e l'espressività corporea ora che sono adulta? Fanno tutte domande molto semplici. Facendo i corsi di Domenico Battista. Io parlavo di pizza prima, pizza adesso te la un'offerta. No, cioè, no, adesso si fa fuori. Quindi qual è cosa si è inceppato nella mia infanzia piuttosto? Ma tu hai mai fatto una terapia personale? Io sì. Si vede che non hai fatto questo tipo di lavori. Perché se lo fai non hai bisogno di immaginare chissà che cosa. Quando io ti ho descritto prima il mio esempio, ora non era una psicoterapia, era un semplice esercizio, ma quando noi lavoriamo con le persone in questo modello terapeutico, cioè in questo modello psicocorporeo, sempre cerchiamo di connettere i pensieri all'esperienza corporea. E quindi non è così difficile. Certo, è difficile immaginarlo per chi, diciamo, ha un'idea della terapia o dell'esplorazione personale come esclusivamente cognitiva. Ma non è così difficile. Perché quando io, per esempio, posso parlare di qualche cosa, no? Ma faccio un esempio: un giorno una persona viene e dice, ma io perché non ce la faccio più, non ce la faccio più? Io dico, ma guarda, quando mi dici che non ce la fai più, continui a fare questo gesto, no? Ora, in una psicoterapia tradizionale, questo gesto è irrilevante, no? È un tic, come dire. No? Per noi invece è un frammento essenziale dell'esperienza, perché se noi immaginiamo un bambino, il bambino quando ha un vissuto, un'esperienza, ce l'ha globale. Cioè, se vi deve dire una cosa un bambino, fa così, no? Noi, se noi facciamo così, cioè, stai tranquillo, no? Cioè, noi abbiamo imparato a simbolizzare, che è una cosa bellissima, perché è economica. Con una frase noi veicoliamo un vissuto. Ma il bambino non fa così. Il bambino si muove. E la cosa straordinaria è che certe esperienze che noi non elaboriamo sufficientemente da bambini rimangono quasi intatte nella nostra memoria. E, come dire, rimangono nel corpo. Ora, il nostro lavoro è questo, almeno il mio, cioè di osservare la persona. E quando mi dice qualche cosa, il mio lavoro è fare le connessioni e far sì che riemerga un antico vissuto infantile. E l'antico vissuto infantile è sempre mente e corpo insieme. Un giorno, col figlio più grande, che aveva 7 anni, compie gli anni e dice, voglio come regalo un gattino. Allora andiamo a Monti del Gatto a Bologna. La cosa stravolgente è che dobbiamo, c'è l'adozione del gatto, noi dobbiamo anche firmare, no? E questi vengono a vedere come teniamo il gatto. Mi sembra di sognare, però ormai è così, no? Sono più importanti i gatti degli esseri umani. Ma questo non c'entra, questa è la mia irritazione. Insomma, arriviamo, apriamo sta capannuccia con tutti i gatti. Bellissimi, meravigliosi. Lui li vede, si gira, comincia a correre tutto il parco, torna e poi fa quello lì. Allora lui dice, ma c'era bisogno di correre? Sì, perché adesso noi lo sappiamo dal punto di vista neurofisiologico, lui aveva un'eccitazione intollerabile, era sopraffatto dalla gioia di vedere tanti gattini, ha dovuto scaricarla e dopo ha detto quello. Però se io non studiavo non lo capivo, gli davo un ceffone, è vero. Grazie ancora.